Del governo. Votazione aperta. Marco Di Stefano. Altri che non riescono? Sempre Marco Di Stefano. È riuscito? Sì. La votazione è chiusa. La Camera respinge. Siamo al PIRAS 74 col parere contrario del Governo. Poniamo in votazione. La votazione è aperta. Intanto salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Superiore di Istruzione Luigi Einaudi di Canosa di Puglia, che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Siamo, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al Pili 76. Prego, onorevole Pili. Grazie Presidente. Colgo l'occasione anche della presenza del sottosegretario De Micheli, che nemmeno 10 giorni fa su questo ordine del giorno ha espresso parere favorevole. E mi pare davvero sorprendente che il governo possa cambiare nel giro di 10 giorni il parere, espresso in aula, quindi pubblicamente, su un tema così delicato come quello dell'Alcoa, dove si è detto sostanzialmente che il provvedimento dell'Ilva poteva essere esteso anche alla riapertura degli impianti di Alcoa. Quindi, se non si vuole accogliere tutto, suggerisco la votazione in